bambini, io sono Masha e oggi volevo fare delle magie di Natale. Sì, volevo far apparire tanta, tanta, tanta neve, quindi ora mi cambio. Ok, ora sono una maga. Oh no, mi sta cadendo tutto. Un attimo bambini, che la magia era un po' storta. Ok, adesso sono una maga. Ok. Orso. Sì, Masha. Oh Masha, perché ti sei vestita da una maga? Perché io voglio fare le magie ora. Faccio delle super magie. E come sono queste super magie? Vedrai orso, tu hai detto che vuoi la neve e la neve non c'è. Ti faccio apparire tanta neve e poi facciamo i pupazzi di neve o i mostri. Vediamo. Ora tocca a me. Faccio apparire la neve. Per me rosa. E per te? Per me la neve bianca non si vedrà, è tutto bianco. Allora quella verde. Sì! Una, due, tre. La neve magica vieni da me! Guarda orso, quanta neve colorata! Sono stata bravissima! Io sono brava, faccio le magie, le magie. Masha, c'è solo un le con le magie. Le magie! Io non riesco a dire le magie! Ah, vedi che... Che c'è? Cos'hai? Niente, sono super felice che sono riuscita a fare queste due montagne di sabbia colorata! Eh sì, però mi sembra più la neve. Sì, è la sabbia! Oh, Masha, tu non sei brava a fare le magie? Sì, volevo la neve e è riuscita fuori la sabbia. Cosa c'è di meglio? Non è fredda e si attacca? Infatti sì! Ora facciamo i pupazzi? Sì, solo che tu devi fare un mostro. Io non voglio fare un mostro, voglio fare un pupazzo. Ok, allora tu fai il pupazzo. Pupazzo di neve sabbia verde. E io faccio un mostro. Un mostro rosa. Con gli occhi verdi. Come me. Oh Masha, come sei critica. Sì, un pochino. Ora orso, ci mettiamo a lavoro. Bambini, venite prima con me. Poi andiamo dall'orso a vedere come fa il pupazzo. Ok, io vado. Sei bambini, veniamo qui. Wow! Allora, bambini, abbiamo questa gigante montagna da trasformare in un mostro. Oggi facciamo un mostro e non solito, un mostro insolito. Quadrato! Sì, le faremo dei piedi quadrati. Super quadrati. E la pancia triangolare e la testa tonda. Sì, sarà un mostro mostruoso. Ora facciamo un quadrato perfetto per i piedi. Togliamo i pezzettini. Speriamo che l'orso non ci sta guardando. Ma no! Se ci guardava, penso che avrebbe copiato il nostro mostro. Anche se io le ho detto di fare un pupazzo di neve. Ok, mi sembra perfetto questo quadrato. Solo che è un po' basso. Dobbiamo fare un altro pezzo. Oh, ecco, spingo. Le mie manine sono troppo piccole. Non riesco a spingere bene. Così. Ecco, oh, è perfetto, wow! Adesso dobbiamo fare la pancia triangolare che è molto più difficile. Triangolo sotto e un triangolo sopra. Bambini, sono un genio. La Masha è super intelligente. Oh, sembra che stiamo facendo un albero di Natale. Ecco, adesso serve la testa del mostro.
prendiamo tutti i pezzettini che sono rimasti qua in giro intorno al nostro mostro e creiamo una testa. Vedrete, bambini, che l'orso non saprà fare il bello pupazzo. Ora la testa è pronta. Oh, che brutto! Sono riuscita a fare un mostro molto spaventoso. Ora le mettiamo l'occhio. No, non cadere. L'occhio. Capelli. Oh no, i capelli non si infilano. Uffa, io non voglio che l'orso veda che non sto riuscendo a fare. La bocca. Si muove, bambini, sembra vero. Che paura. E le due zampe. Si sta davvero muovendo. Oh oh, mi fa paura. Non c'è l'orso. Io ho paura quando non c'è l'orso. Una zampa. E l'altra. L'altra la mettiamo girata verso di qua. Che paura. Fa davvero paura il mostro che ho fatto. Oia. Oh, bambini, guardatelo. È un mostro mostruoso. Mettiamo altre due zampe ed è pronto. Una di qua. No, non si infila. Uffa. Una di qua. E una di qua. Wow, che carino. Mostro, super mostro. Ora andiamo da Orsa a vedere il suo pupazzo. Oh, bambini, immagino che siete già andati da Masha a fare il mostro. Ora noi facciamo il pupazzo di Neve. Neve verde. Oh, è verde. Il primo palloncino del pupazzo, cioè dove vanno i suoi piedi, deve essere più grande di tutti. Quindi dobbiamo farlo tondo e grande. Così. Schiacciamo un po'. Raccogliamo tutte le briciole. Forse è un po' troppo piccolo, bambini. Sì, mettiamo un altro po' di sabbietta. Che bel pupazzetto di Neve. Adoro l'inverno. Anche a Masha piace. A lei piace giocare con la neve. Ora abbiamo il primo palloncino del pupazzo. Adesso serve la pancia e poi la testa. Devono essere tutti proporzionali. Bambini, e voi avete già fatto il vostro pupazzo di neve con la neve vera? Raccontatelo qua sotto, o almeno un sì. O se no, mettete un like, così sappiamo quanti bambini hanno già fatto i pupazzi di neve. È quasi pronto il secondo palloncino. Oh, ta-dam. Oh, no, mi sembra che questo è più grande. No, anzi, questo è più grande. E ora tocca la testa. Dovremo disegnarle sopra degli occhietti e il naso, perché abbiamo le carote troppo giganti per mettergli il naso. Ecco il pupazzo. Che carino. Oh, due occhietti. Oh, no, è caduta. No, pupazzo, non cadere, stai in piedi. Mi ha schiacciato la testa, aiuto. Disegniamo la bocca e il naso e gli occhietti. Che carino pupazzetto. Masha, ho fatto. Eccomi, orso. Che bellino. Ciao, pupazzetto di neve. Io sono Masha. Ma è finto, è di sabbia. Ah, ti faccio vedere il mio mostro. Aspetta, lo porto. Eccomi, orso. Eccomi, guardalo. Wow, che paura che fa, Masha. Sei stata bravissima anche tu a fare il tuo mostro. Sì, bambini, a voi piace il pupazzo e il mostro? Sì, mettete un mi piace. E scrivete se avete già fatto un pupazzetto di neve. Ciao bambini, guardate i video qua negli angoli. Ciao bambini.